libro nasce dalla volontà mia e del professor De Santoli, che è anche coordinatore dell'Osservatorio sul Solare, che la mia fondazione ha istituito nel 2009, in cui grazie al sostegno di Antonio Notto in PR Marketing noi abbiamo sviluppato già 11 rapporti sugli italiani al solare. Il 12° lo presenteremo a ottobre, in collaborazione con la realtà del settore e soprattutto con un obiettivo, quello di far capire quanto gli italiani sono sensibili al tema delle rinnovabili. Nonostante ormai anni di campagna abbastanza feroce contro le rinnovabili, in particolare contro il solare, che è cominciata nel 2009 con l'approvazione al Senato, poi ormai alla Camera, di un ordine del giorno di Dell'Utri e altri che disse che bisognava definanziare il solare termodinamico. E poi c'è stato l'attacco continuo al solare fotovoltaico con la motivazione, ricordiamo tutti, che costerebbe troppo nelle bollette. Ma noi siamo in Italia con 550.000 impianti, siamo il secondo produttore al mondo di energia dal sole, siamo diventati quindi una realtà che ha anche imprese industriali, quindi io dico che poi dobbiamo distinguere tra gli speculatori e quelli che fanno centrali di produzione di energia dal sole, sono persone corrette, quindi cioè, è difficile adesso andare a recuperare. Dobbiamo intervenire per ripristinare innanzitutto la verità. Cioè l'Italia ha fatto un grande investimento, è nato un grande settore economico che ha dato lavoro a decine di migliaia di persone. Ci sono 550.000 italiani, famiglie, imprese, enti pubblici che hanno e producono energia dal sole. Dobbiamo fare in modo che il governo, che il Parlamento, che le istituzioni non facciano scelte, come dire, confusionarie. Io credo che il futuro di questo paese deve andare a energia solare, rinnovabili e al massimo a gas. Perché le centrali a gas sono quelle che si possono accendere e spegnere in tempo relativamente breve. Sappiamo che non possiamo pensare che andiamo subito a rinnovabili al 100%, ma il mix che dobbiamo prevedere, e quindi io spero che si possa pensare a un piano energetico che punta alla fuoriuscita dal carbone, dal petrolio, quindi dai combustibili fossili più inquinanti. Abbiamo la necessità che si provveda con tempestività, in questo credo che sia positiva la risposta che ha dato l'indicazione di sollecito all'autorità per l'energia entro l'estate, di adeguare il nostro sistema di sostegno in qualche modo, promozione dei sistemi di accumulo attraverso un provvedimento che dia attuazione al decreto ministeriale del 2012, in particolare per garantire, come dire, che anche i sistemi di accumulo attraverso poi l'intervento del GSE possano essere ricompresi all'interno degli interventi incentivati. Abbiamo avviato una discussione con il governo, il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno proprio su questo argomento chiedendo un intervento che vada appunto a risolvere, affrontare questa sperequazione, questo problema per fare in modo che il beneficio prodotto in termini di riduzione del costo dell'energia proprio dallo sviluppo delle rinnovabili nel nostro paese in questi anni possa essere fatto, come dire, beneficiare, possa diventare un beneficio effettivamente ai consumatori finali, alle famiglie, alle imprese, alle utenze. Un libro che giunge proprio in occasione del decreto legge 91 del 24 giugno 2014, che è una risposta, direi, non soltanto della Fondazione Universe, ma direi di tutti gli italiani, perché nel libro è riportato benissimo qual è l'atteggiamento degli italiani sul solare, grazie all'undicesimo rapporto dell'ITR, che dice che praticamente circa il 90% degli italiani desiderano, vogliono il solare. E questo libro è stato anche distribuito a tutti i parlamentari e proprio in questi giorni in cui il decreto è sottoposto ai vari emendamenti e speriamo di pubblicare presto la nuova edizione con il 12° rapporto. Grazie. Insistevano veramente molte aziende importanti che sono fallite una dopo l'altra proprio perché c'è stata un'incertezza da parte di alcuni, degli investimenti che non si concentravano prevalentemente sul comparto fotovoltaico, ma per molte aziende il cambio dei conti energia e l'incertezza, diciamo, sugli incentivi ha portato poi ad una situazione di difficoltà. E cosa abbiamo fatto in questo decreto competitività? Io, Chiara Braga ed altri colleghi abbiamo cercato ovviamente di migliorare il provvedimento
diceva prima Alfonso l'articolo 24, c'è stato un notevole passo avanti perché originariamente questo articolo prevedeva oneri su tutti gli impianti fotovoltaici per quanto riguarda l'energia prodotta da autoconsumata, oneri al 5%, noi siamo riusciti a portarla al 3%, ma solo per gli impianti superiori ai 20 kW. E questo ovviamente ha salvaguardato per quanto riguarda l'autoconsumo prevalentemente, veramente tantissimi impianti. Stiamo andando veramente verso una politica energetica che consideri una transizione verso la generazione distribuita. Naturalmente si può fare ancora di più, anche da questo punto di vista. Possiamo arrivare anche al famoso megawatt, che sarebbe il limite per considerare una produzione elettrica. Si sta cominciando a strutturare una proposta organica nel campo delle rinnovabili, della generazione distribuita. Abbandonando quell'atteggiamento che fino a qualche tempo fa era tipico del nostro paese, di occasionalità, di situazioni comunque non certe, di non programmazione. È stata persa una grande opportunità del mercato dei ritorni. Non credo che una volta che sia stato fatto un taglio retroattivo, un cambio normativo unilaterale retroattivo, ci sarà più fiducia di questo. Quindi è una strada persa di cui si parlerà purtroppo solamente in contenziosi a livello nazionale, in corte costituzionale.